Ciao a tutti, sono Candida e anche oggi benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio realizzare insieme a voi questo album, che è un album molto semplice, quindi lo possono fare anche le principianti o comunque chi non è particolarmente abituato a fare album complicati. Questo vi assicuro che è una cosa molto molto semplice, lo vedrete, quindi veramente alla portata di tutti. La particolarità di questo album, oltre ad essere semplice, è che in questo caso l'ho realizzato con le mie carte scrap che trovate sul mio negozio online. Vi lascio poi il link nella descrizione del video. Delle carte che sono soddisfatta, mi piacciono molto di come sono venute, quindi ho voluto proprio realizzare un lavoro per farvi vedere come io ho deciso di utilizzarle. Poi ognuno può chiaramente usarle come meglio credo. Io intanto vi faccio vedere le carte, i fogli che praticamente trovate nel download digitale e che potete stampare immediatamente una volta scaricato il download, così magari le vedete meglio che sulle foto che lascio sul negozio. Queste sono le carte, sono a tema con questi coniglietti e poi sono piene 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 di farfalle, perché a me le farfalle piacciono tantissimo e mi mettono proprio allegria. E quindi, visto che è anche il periodo adesso verso la primavera, l'estate, le ricorda molto, mi è piaciuto fare questa carta con così tante farfalle. Qui praticamente abbiamo dei particolari più piccolini che adesso poi, mentre faccio il video e realizzo l'album, vi faccio vedere come ho deciso io di utilizzarli anche con queste piccole come devo dire, non mi viene in mente adesso il termine, comunque con questi piccoli particolari ho fatto delle taschine che non sono niente male, poi dopo vedrete nel momento in cui realizzo l'album. Qui ho messo anche tanti dei fogli con delle righe perché mi piace l'idea di utilizzare le righe per poter scrivere, oltre che per poter incollare, per qualsiasi cosa, perché se voi incollate, decorate e avete una base che è comunque abbastanza neutra per non avere sempre delle basi molto colorate, però nello stesso tempo potete anche scriverci sopra. Per esempio, immaginate questi fogli, adesso questa è un'altra cosa così che mi viene in mente, voi togliete il bordino bianco, dopodiché se le piegate in questo modo potete praticamente realizzare delle pagine per un junk journal. Si possono fare veramente tantissime cose. Poi le righe per scrivere, secondo me, sono sempre ben accette. Ed infine ho fatto questo foglio A4 dove trovate delle etichette che sono già semplicemente da stampare e da incollare. Ho messo anche delle etichette vuote dove potete timbrare o scrivere a mano quello che volete. E qua c'è una copertina per fare un libricino o un supporto per delle foto che ho utilizzato all'interno dell'album, quindi vedrete come ho deciso di sfruttarlo io. Ho cercato di sfruttare un po' tutti i fogli, per quello ho fatto un album, perché così vi faccio un po' vedere come l'ho utilizzato. E nel corso del video, poi della realizzazione, vi farò vedere dei tanti particolari carini su come poter utilizzare i miei fogli. Allora, passiamo all'album. Praticamente il mio album è questo. Vabbè, vi faccio intanto vedere subito la copertina. Vedete che la copertina non ho fatto nient'altro che incollare una parte della mia carta e poi l'ho decorata con poche altre cose perché era già ricca così. Poi nel video vi farò vedere nel dettaglio come ho fatto per realizzare questi abbellimenti. Mentre il laterale e il posteriore li ho lasciati abbastanza semplici in questo modo qui. Ora vediamo un po' l'album com'è all'interno. Allora, sul primo foglio innanzitutto ho incollato, vedete, del pizzo per creare una tasca dove sono andata ad inserire proprio due dei bigliettini che vi dicevo, dove sulla parte frontale ho utilizzato sempre carta e etichette per decorare, qua c'è solo della garza. E poi vi spiegherò bene durante il video. Comunque l'interno lo vedete in questo modo vintage molto bello perché non ho fatto nient'altro che incollare la mia carta su dei fogli che avevo sporcato con del tè
per dargli questo effetto vintage, e quindi mi è rimasto il supporto più rigido e beh, è questo l'interno dentro che è molto più bello. Idem per questo, questo è proprio uno dei tag, ve lo faccio vedere, poi ve lo farò rivedere, comunque ve lo faccio vedere velocemente, praticamente questo che ho semplicemente ritagliato e gestito nello stesso modo che vi ho detto prima, ho creato anche qui questo supporto per incollare per esempio delle foto. E questa è la tasca per contenere il tutto, l'ho fatta di pizzo per cambiare un po'. Allora, nella prima parte dell'album ho creato queste due alette che ho chiuso con questo sistema, poi vedrete nella realizzazione come ho fatto. Qui ho semplicemente messo delle etichette della Garza per decorare il tutto e all'interno ho lasciato questa farfalla che ho, poi vi farò vedere, comunque ho ritagliato e questa è un'etichetta già ritagliata. Ho lasciato un posto per una foto. E anche su queste alette poi volendo si può incollare qualcosa. Ho messo delle farfalle per coprire il fermaglio che esce fuori di metallo da questa parte e non ho messo nient'altro perché ho utilizzato la mia solita carta, quella che utilizzo su tutti i miei album, goffrata da una parte e liscia dall'altra, che ho lasciato con la parte goffrata da questo lato perché è anche bella da vedere. Quindi per non riempire troppo di disegni ho lasciato due parti così più delicate, mi piaceva di più l'idea. Nella parte centrale invece ho realizzato una tasca con uno spessore diverso dal solito, vedete che ha proprio uno spessore maggiore perché volevo inserire dentro il mio librettino e chiaramente con una semplice tasca con solo due pieghi non sarebbe stato sufficiente. Quindi vi farò vedere come realizzare questo tipo di tasca un po' più spesso. E all'interno ho fatto un librettino, adesso ve lo faccio vedere. Questo è un libricino che ho fatto con una delle mie carte che ho ritagliato e ho piegato come vi ho fatto vedere prima e ho fatto il librettino e poi sono andata semplicemente ad incollare sopra dei particolari che ho sempre ritagliato. Vedete che niente di così complicato. All'interno, in questo caso, ho creato questo libro con questo librettino per scrivere con i miei fogli sporcati con il tè e dei fogli a righe che ho stampato fronte e retro e poi ho anche questi sporcati per dargli l'effetto vintage. Ma ciò non toglie che voi potreste semplicemente prendere uno di quei quaderni già realizzati, se non avete voglia di realizzarne uno a mano come ho fatto io, anche se sono molto semplici. Tra l'altro in uno dei prossimi video magari vi voglio far vedere come utilizzare delle etichette, quindi realizzerò dei librettini di questo tipo. E quindi dicevo, potete utilizzare uno di quei quadernetti piccolini che si trovano in commercio a pochissime lire, anzi euro, e decorare magari solo il frontale in modo che rimanga attinente col tutto, senza star lì a preoccuparvi di farlo da voi. Chiaro che se lo fate da voi è più carino, ma vi assicuro che viene benissimo comunque. Vi decorate solo il fronte retro della copertina e siete a posto. Quindi, tasca, anche qui ho strappato un pezzettino di decorazione e l'ho semplicemente incollato. Allora, sull'ultima pagina invece cosa ho fatto? Ho creato una tasca. Allora, intanto vi faccio vedere, ve la apro così vi faccio vedere quello che poi vedrete nella realizzazione. Allora, ho creato queste due alette che servono per incollare eventualmente delle foto. Ho messo sempre la carta con le scritte perché, come vi ho spiegato, uno può mettere foto, scrivere particolari perché mi piaceva molto l'idea. E poi questa chiusura che volendo può anche essere utilizzata per incollare qualcosa con la calamita in modo che rimanga ben ferma. E sul frontale della mia chiusura ho messo una tasca e ho fatto una piccola tag, sempre con il materiale che ho utilizzato per la struttura dell'album, dove sono solo andata ad incollare dei particolari.
così. Quindi il mio album si chiude in questo modo e poi lo possiamo richiudere con il suo pizzo in questo modo qua. Quindi, come vi dicevo, questo album vedrete che non è per niente complicato da fare, è semplice, però è una cosa carina e per darvi un'idea di come utilizzare le carte, però nello stesso tempo per chi non ha mai fatto lavori di questo tipo o chi comunque non è espertissimo, vi assicuro che è un buon modo per iniziare un po' a capire come muoversi con gli album, con come tagliare la carta, come fare della tasca, come fare gli inserti, che sono cose semplici da imparare. Una volta imparate si può tranquillamente passare a qualcosa di più complicato, perché sapete che io nel mio canale alterno un po' e in effetti sto preparando un album che non è così semplice, è un po' più complicato, ma molto molto bello. Quindi questo potrebbe essere un'idea da iniziare a fare per chi vuole avvicinarsi a questo mondo. Quindi detto questo, vi ho fatto vedere l'album in tutti i suoi particolari, non ci resta che andare avanti con il video e vedere come realizzarlo. Per realizzare la struttura dell'album ho usato due fogli di carta scrap 30,5 x 30,5. Io ho utilizzato i fogli che avete visto spessissimo nei miei video perché io mi trovo molto bene, come dico sempre, è una carta di questo colore marroncino, che quindi si adatta tantissimo a tutte le altre carte scrap che poi utilizzo per le decorazioni, e sono dei fogli che sono goffrati da un lato, non so se si vede bene nella telecamera, e completamente lisci dall'altro. E quindi io li utilizzo per fare lavori di scrap di tutti i tipi. Quindi per tutta la struttura bastano due fogli di carta scrap. Perché cosa ho fatto? Vi spiego l'ordine con cui io li ho già tagliati per guadagnare tempo, chiaramente, però vi dico come ho fatto per utilizzare solo due fogli. Praticamente ho i due pezzi che adesso di cui adesso vi vado a dire le due misure, li ho ricavati tagliando uno sul primo foglio a 20 centimetri di altezza e quindi mi è rimasta questa fascia disponibile. Il secondo l'ho tagliato dal secondo foglio, quindi in questo modo qui, adesso poi vi do le dimensioni, e quindi mi è rimasta questa fascia di materiale. Da i pezzi che mi sono avanzati sono andate a ritagliare le altre parti che mi servono per costruire l'album. Quindi con due fogli fate tutta la struttura. Allora, ora vi faccio vedere i pezzi e vi do le dimensioni dei vari pezzi per realizzare la struttura. Dal primo foglio ho ricavato il primo pezzo per la struttura dell'album. Allora, praticamente cosa ho preso? Questo pezzo è 30 centimetri per 20 centimetri, quindi ho dovuto togliere solo mezzo centimetro dal bordo del foglio, perché era 30,5 x 30,5, quindi 30 per 20, e poi sono andata a fare due pieghi al centro. Primo piego a 14 centimetri, secondo piego a 16 centimetri, quindi praticamente mi rimane un 20 per 14, 20 per 14 e un 2 per 20 al centro. Dal secondo foglio invece sono andata a tagliare questo pezzo che è 20,5 per 14. In questo pezzo sono andata a fare il primo piego a 5 centimetri e il secondo piego a 7 centimetri e mezzo. Questo perché praticamente questo creerà la mia struttura esterna. Cosa ho fatto? Ho ottenuto un 5 centimetri per accavallare i due fogli in questo modo, in modo da dargli un po' di resistenza dove adesso andrò ad incollarlo. Dopodiché praticamente ho lasciato 2 centimetri per il piego laterale, che adesso vado a fare, così vi faccio vedere come viene realizzato. Quindi vado a piegare uno e a piegare due, quindi avrò questa situazione qui. Vado a piegare anche questo, così poi
poi è pronto per farvi vedere uno e due, così in questo modo. Ok, fatto i pieghi. Allora, nel momento in cui io vado a mettere, a sovrapporre, adesso andrò ad incollare praticamente sul 5 cm la mia parte centrale, avrò la prima parte della struttura con questo piego da 2 cm che si chiuderà in questo modo. Questa parte invece che ho fatto da 2 cm e mezzo sarà più spessa, in modo che io quando vado a chiudere praticamente non mi ritrovo ad avere problemi di spessore, in modo che poi mi rimanga comodo questa parte, perché se vado a riempire con delle foto, con qualcosa di spesso, poi rimane troppo. L'avessi fatto anche qua 2 centimetri, era troppo giusto e mi aveva aperto. Invece con i 2 centimetri e mezzo ho mezzo centimetro di margine. Quindi questa è semplicemente la struttura esterna. Quindi prima cosa che faccio, vado ad incollare le due parti e non devo fare nient'altro che andare a mettere della colla qui sulla parte da 5 centimetri. In questo modo qui. Mettiamo colla per carta che va benissimo. In questo modo, bene sui bordi. Così. E vado ad incollare l'altra struttura. Chiaramente facendo attenzione a lasciare un po' di margine vicino al piego, in modo che poi si pieghi tutto con comodità. Andiamo vicino, ma non sovrapponiamo la piega. Avete anche i riferimenti da questa parte, così. Ok. E andiamo ad incollare. In questo modo la struttura esterna del mio album è fatta. Allora, per decorare la prima pagina ho realizzato due alette da 10,5 x 13,5, dove sono andato a fare il piego da un centimetro sul lato lungo. Adesso faccio i due pieghi in questo modo, così. E vi faccio vedere, praticamente ho deciso di andarli ad incollare in questo modo qui. Fare questa operazione utilizzo questo biadesivo, che è un biadesivo che si strappa, è molto comodo perché si strappa con le dita, adesso vi faccio vedere, ed è molto efficace. Vi lascio il link nella descrizione del video insieme al link del cartoncino e di tutti gli altri, materiali che magari utilizzerò durante il video, con cui mi trovo bene. Allora, quindi questo qua vado a mettere del biadesivo in questo modo, così, e lo strappo. Vedete che è veloce da usare e almeno io l'ho provato e incolla anche molto bene, quindi va benissimo per tanti lavoretti di scrappo. Tra l'altro ce ne sono diversi, non ricordo quanti sono nel pacco che arriva di questi rotoli di biadesivo. Allora, fatto questo lavoro qui, vado ad incollare immediatamente le due alette, così poi con la carta scrap di decorazione andrò a coprire la parte piegata. In questo caso, per esempio, vi faccio vedere, io ho messo il biadesivo dalla parte liscia del mio foglio, in modo che quando aprirò la mia taschina, non so come chiamarvela adesso, mi sfugge il termine, e nella parte interna rimane goffrato e io non andrò neanche ad incollare altra carta, la lascerò libera perché è bella da vedersi e si può qua incollare eventualmente una foto. Quindi vado ad incollare le mie due alette. In questo modo qui. Ecco,
Dopodiché andremo a fare la chiusura. Ora, nella parte centrale invece ho deciso di realizzare una tasca per poter inserire il mio libricino. Allora, per fare questa tasca ho utilizzato un pezzo di carta, di cartoncino, che ha le dimensioni di 19,5 x 9 cm. Allora, cosa ho fatto? Sono andata a fare sui due lati corti, da ambo le parti, praticamente tre pieghi a un centimetro di distanza. Quindi ho fatto tre pieghi, 1, 2 e 3, a 3 centimetri, e anche da quest'altra parte tre pieghi a 3 centimetri, a 1, 2, 3, dall'altro lato. Questo perché? Perché voglio creare, e poi ho fatto un piego da un centimetro sulla parte posteriore. Io voglio andare a creare una tasca, ma questa tasca voglio che sia, che abbia uno spessore un pochino più considerevole, perché all'interno devo mettere un libricino, quindi è spesso. Per cui l'ho fatta in questo modo. Allora, cosa vado a fare? Vado a tagliare in questo modo qui la parte posteriore, quindi vado a lasciare libere dove libero sotto dove ho fatto i tre pieghi, sia da una parte che dall'altra, in questo modo qua. Taglio bene, magari taglio un po' di più così non dà fastidio, così. Ora qui, perché ho fatto, intanto vado a fare i tre pieghi così da ambo le parti, perché non li ho ancora fatti, volevo farvi vedere bene come realizzarlo. Schiacciamo bene. Così, così e così. Ok, quindi vedete che ho piegato in questo modo. Ora pieghiamo la parte sottostante. Una volta realizzati tutti i pieghi, praticamente siamo in questa situazione. Allora io vado a piegare le mie due alette che ho creato e praticamente faccio così, faccio un primo piego, poi incastro la parte sottostante e chiudo, così rimane un lavoro pulito e rimane, vedete, rimane incastrato così. Idem dall'altra parte, vado a fare la prima piega, poi chiudo con la parte sottostante e vado in questo modo a creare la mia tasca, che come potete vedere ha uno spessore doppio rispetto a un'apertura doppia rispetto a quella solita, perché voglio andare a mettere un libricino all'interno più spesso. E quindi questa tasca praticamente andrò ad incollarla qui, in questo modo. Però prima di incollare la mia tasca, in questo caso vado ad attaccare la carta scrap, perché così quando vado a chiudere la tasca non devo infilare o ritagliare la carta a filo, che rimane male. Quindi vado subito ad incollare la carta che ho deciso di utilizzare, che è questa, in modo che poi vedete quando vado ad incollare sopra la mia tasca rimane un lavoro finito. Quindi vado prima ad incollare questa e adesso vado a mettere il mio biadesivo sulla taschina e vado ad incollarla. Vedete che praticamente questo è lo spessore della tasca che ho creato.
Invece, per quanto riguarda l'ultimo lato, ho praticamente fatto una cosa di questo tipo. Allora, ho realizzato una tasca che metterò, scusatemi, una letta che metterò sul lato sinistro, che ha le dimensioni di 11,5 x 20 e ho fatto un piego da 1 cm sul lato lungo. Quindi chiudo così. Biadesivo. In questo modo qui. Poi ho utilizzato questo foglio che ho stampato del mio download digitale per realizzare altre due alette. Ma cosa ho fatto? Ho praticamente utilizzato questa parte del foglio e quindi ho sfruttato la parte bianca del foglio che ho stampato per realizzare direttamente l'aletta, vedete in questo modo qua. Quindi l'ho piegata e ho un'aletta già creata. Quindi ho ritagliato fino in fondo, messo il biadesivo da questo lato e creato l'aletta. Dall'altro lato non ho fatto nient'altro che andare ad incollare un pezzo di righe, di carta con delle righe dove si può o attaccare una foto o eventualmente scrivere. Quindi le ho realizzate direttamente con il bordo della carta stampata. E adesso vado anche queste ad incollarle in questo modo qui. Quindi praticamente ho fatto una cosa del genere. Ora vado a finire di rivestire la mia struttura. A questo punto ho rivestito completamente la parte interna della struttura. Cosa vado a fare? Vado a creare la chiusura per queste due alette. Vado a tagliare da un pezzettino del cartoncino che mi è avanzato, due cerchiettini, così. Li passo velocemente col distress. Ora col mio punteruolo vado a fare un foro al centro. E lo allargo bene. Attenzione alle dita, sia su uno che sull'altro, e poi vado anche a forare nel punto in cui voglio inserirli sulle due mie alette. Le metterei più o meno così, lo facciamo anche ad occhio, non c'è problema. Quindi vado a inserire il mio, facciamo così, lo metterei qui. Così. Ora prendo due dei miei fermagli, lo vado a inserire. Ok. Ho annodato un pezzettino di spago intorno al mio fermacampione. Ora vado a tagliare qui a filo. Ok. Adesso metto un goccio di colla.
così e vado ad inserirlo nel mio foro, così rimarrà poi fermo. E vado ad aprire sul posteriore le due alette che poi andrò a coprire con la carta scrap. Quindi facciamo così, facciamo lo stesso dall'altro lato, quindi inserisco, metto un briciolo di colla, così sono sicura che rimane ben fermo. Inserisco nel mio foro e vado ad aprire le alette che andrò poi a ricoprire. Ora decido quanto spago tenere per la chiusura. Metto subito così il mio cartoncino tiene un po' di... Ok. Facciamo 1, 2, tipo così. Ok, e tagliamo. E questa qui ve la faccio vedere da vicino. È la mia chiusura per le alette. Ora, finito di foderare l'interno, mi vado ad occupare della parte esterna dell'album. Adesso che ho finito di foderare la parte esterna dell'album, voglio fare ancora una cosa. Voglio mettere una calamita qui in modo che questa parte rimanga ben chiusa, perché in questo modo non mi piace molto come rimane. Quindi, allora, facciamo così. Prendiamo due calamite. Ok, anche queste calamite, magari vi lascio il link perché sono molto, sono piccoline, ma sono comunque forti come tipo di calamite. Allora vado a tagliarmi due pezzettini di biadesivo con la mia fustella dei cerchietti, così. Ora vado ad attaccare la calamita più o meno, diciamo, qui sul bordo, così. Ok, sì, così rimane ben chiuso. E vado ad attaccare una delle mie calamite in questo modo qua. Mettiamo al centro, così. Ok. Ora mettiamo sopra l'altra calamita, vado a prendere l'altro cerchiettino di biadesivo, oppure vi faccio vedere un altro metodo per... Ma no, posso usare anche questo. Posso andare a sporcare con un po' di colla la mia calamita. Poi chiudo, così qua mi rimarrà il segno di dove, adesso voi lo vedete poco ma ve lo faccio vedere, mi è rimasto il segno di dove c'è la colla. Quindi io vado ad attaccare l'altro pezzo di biadesivo, praticamente qui. E ora vado a prendermi la mia calamita. Pulisco ad un po' di colla così. Schiaccio e
Ora non mi resta che andare a coprire le due calamite. Lo farò in questo modo, utilizzando le etichettine che fanno sempre parte del download digitale. E nello specifico volevo mettere, allora, questa, la metto così. Allora, facciamo così, mettiamo un po' di colla. Ok, quindi vado ad incollare la mia etichettina in questo modo, così. E poi sopra volevo ancora mettergli, allora, mettiamo tipo questo feeling che mi piace, sì, questo. Così. Ok, invece da quest'altra parte voglio utilizzare una delle farfalle che ho fatto. Potrebbe essere tipo questa qui. Allora, questa è una farfalla che ho ritagliato dalla carta e che poi ho con il pennarello nero e bianco solo ripreso un attimino per dargli un pochino più di spessore. Passata col distress, quindi andiamo a incollarla qui. In questo modo abbiamo decorato le mie due paginette, cosa che dovrò andare a fare anche poi su tutte le altre, ma nello stesso tempo ho inserito una calamita che mi tiene ferma a questa parte perché non mi piaceva il fatto che fosse un po' ballerina, così mi piace di più. Adesso ho proprio finito di montare la struttura dell'album, non mi resta che finire con le decorazioni dei vari particolari. Mentre l'interno l'ho decorato semplicemente applicando dei particolari che ho ritagliato dalle etichette, adesso ve le faccio vedere nel particolare. Qui la farfalla, una farfalla che, come vi ho detto, ho ritagliato e poi ho decorato con semplici pennarelli neri e bianchi per dargli un po' di risalto. Qui in questo caso vedete, ho semplicemente messo della garza e attaccato delle etichette, quindi l'ho già fatto io, tanto non ho fatto niente di particolare. Anche qui ho praticamente attaccato la garza e poi sopra ho messo una delle etichette. Il foglio delle etichette ve lo faccio rivedere perché magari non lo ricordate. Se lo trovo, aspettate, ce la posso fare. Allora, vediamo un po' dove l'ho messo. Volevo farvi vedere. Ah, eccolo qua. Allora, così avete solo un riferimento di quello che ho. Allora, ecco, questo ho ritagliato questo particolare ed è quello che ho incollato qui, vedete, semplicemente su della garza, e questa è una delle farfalle che ho ritagliato e colorato. Allora, adesso voglio fare una cosa un pochino così più particolare sul davanti, quindi vi faccio vedere. Allora, l'album quindi verrà chiuso così. Allora, su questa pagina, visto che io avevo tenuto i 2,5 cm, quindi di spazio ne ho comodo per chiuderlo, voglio fare una cosa del genere. Voglio attaccare questo pizzo in modo da creare una tasca al centro. Quindi, semplicemente vado a incollare più o meno a metà, quindi qui uso questa colla perché per fare questi lavori è decisamente più tenace. Ne mettiamo un po' anche da questo lato qui, così. Ok. E vado. Adesso bisogna solo avere un po' di pazienza, qualche secondo, in modo che faccia presa, perché poi una volta che si è attaccata non si muove più. Adesso ho tirato un pochino il pizzo perché sennò rimane troppo molle e non mi piace, quindi ok. E mentre questo si finisce di asciugare,
Adesso che rimane fermo, finisce di asciugarsi, chiudo solo la colla perché altrimenti mi si secca la punta e non va bene. Dunque, praticamente ho creato questa tasca con i pizzi perché voglio andare ad inserire questi due, non so come chiamarli, questi due non sono tag, però si potrebbero attaccare delle foto o scrivere qualcosa. Allora, questa vi faccio vedere, questa qui l'ho ricavata direttamente ritagliando dal foglio delle etichette questa parte, vedete, semplicemente questa qua, e poi ho utilizzato la stella questa per tagliare, decorare i bordini e ho passato il distress. Quindi niente di che. Se non che cosa ho fatto per irrigidirla di più e per l'interno che mi piace sempre molto di più, cosa ho fatto? Semplicemente ho incollato questa parte, diciamo, del mio foglio sopra un foglio di carta bianca che avevo sporcato precedentemente con il tè. Io non so se io li uso tantissimo, sono questi fogli di carta, quelli da fotocopiatrice, quindi da 80 grammi, che io vado a sporcare con del tè, dove aggiungo magari una punta di caffè solubile se li voglio un po' più scuri, oppure solo caffè solubile se voglio che vengano un pochino più scuri, metto a bagno, tiro fuori, cioè passo nell'acqua colorata, poi lascio asciugare e l'effetto è questa carta vintage beigiolina che ha un colore bellissimo, quella che poi si utilizza per fare i junk journal, per fare tutti quei libricini che mi vedete fare, magari poi ne farò di nuovo alcuni perché voglio farvi vedere come ho usato delle altre etichette e sono quelle che poi utilizzo per fare tutti questi lavori. In questo caso ho incollato il mio foglio, questa parte su uno di questi fogli ed vedete l'effetto che dell'interno è questo. È più bello che lasciare l'interno bianco oppure, insomma, io ho pensato di farlo così per farvi vedere un altro modo. E ne ho fatto uno dove ho attaccato semplicemente due etichettine che sono sempre quelle che ho preso di qua. E invece l'altro praticamente non ho fatto nient'altro che tagliare uno di quei fogli che sono questi, ve li faccio vedere. Io li ho già preparati perché sennò altrimenti purtroppo ci va troppo tempo per far tutto. Ho utilizzato quello delle farfalle, però volevo farvi vedere anche un modo per utilizzare la carta, perché magari uno dice: "Ma cosa le faccio di questi fogli a metà?" Perché magari io ho pensato una cosa e poi uno non sa come utilizzarli. Vabbè, in questo momento non trovo proprio quello delle farfalle, ma non importa. Praticamente ho ritagliato uno di questi, l'ho piegato a metà. Così, questo è praticamente uno di questi piegato a metà, poi con la solita fustella l'ho decorato e in questo caso ho decorato con un pezzo di carta che ho strappato da uno dei vari fogli con un'etichetta che ho messo sopra un pezzettino di garza. Anche qui stessa cosa, ho attaccato la carta su uno dei miei fogli sporchi di caffè per avere questo effetto vintage molto carino, perché se uno vuole incollare anche semplicemente una foto intorno rimane bello. Poi si potrebbe anche decorare con uno stencil, ma in questo momento che appunto non c'è la possibilità di comprare materiale, di rifornirsi, sto facendo delle cose proprio semplici per farvi vedere che non vengono carine lo stesso. Poi si possono finire di decorare largo alla fantasia in tantissimi modi, però anche semplici così non sono male. Per esempio, si potrebbero ancora attaccare magari qualche paillette, qualche perlina, poi magari lo farò, però in questo momento qui va bene così. Il grosso è questo e poi vediamo se lasciarli così o continuare a decorarli. A decorare non si finisce mai, anzi, uno quando comincia con le decorazioni finali, se non si dà un limite, non so voi, ma uno può veramente unire o attaccare di tutto e di più. Quindi vedete questo pizzo che è morbido mi permette di inserire questi miei due libricini, così in questo modo. Mentre nell'interno, praticamente qui andrò ad inserire il mio librettino. Metto qui, così. Ok. E quindi diciamo che l'interno è finito. Chiudiamo così. Ora non ci resta che finire di decorare un pochettino senza magari tanto esagerare, perché comunque
c'è già abbastanza disegno, così la nostra copertina. Per la copertina ho ritagliato una farfalla esattamente questa, vi faccio vedere quale. Praticamente ho ritagliato questa farfalla che mi piaceva, l'ho anche questa ripresa un attimino col pennarello semplicemente nero e l'andrò ad incollare qui perché mi piace l'idea. Allora facciamo così, apriamo, mettiamolo così in modo che è più semplice da lavorare. Quindi colla questa, andiamo a incollare la farfalla, colla per la carta va benissimo, tanto è carta su carta, così. E la vado semplicemente ad incollare con gli spigoli come era sulla sua carta originale, in questo modo qua. Perfetto. Così. Riprendiamo il tema farfalle che ho messo dappertutto. A me le farfalle piacciono da matti. Infatti questa carta che ho disegnato ne ho usate tantissime, ma mi piacciono, mi danno un senso di allegria. Poi siamo in primavera, ci avviciniamo all'estate, mi sembrano perfette. Allora, dopodiché farei così. Andrei di nuovo a mettere un po' della mia garza qui, quindi vado a mettere questa colla che ho visto che con la garza funziona bene, rimane perfettamente incollata e poi mi permette, vedete, anche di spostarla, quindi va giusto bene per lavorarla come vogliamo. Così. Perfetto. E poi ho fatto, cosa ho fatto? Allora, questo qui l'ho già preparato. Praticamente ho ritagliato la mia etichetta con la scritta "If you want, you can be happy". L'ho incollata sul cartoncino marrone che ho utilizzato per fare la struttura e lasciandolo con la parte goffrata che si vede tutto intorno. E poi ho messo questi due fermacampioni. È un lavoro che ho già fatto perché per fare più in fretta, per non perdere tempo a fare un lavoro di questo tipo. Dopodiché andrò ad incollarla in questo modo qui. Vado ad usare, anzi facciamo così, gli do un po' di spessore, così almeno sì. Allora, attacchiamo un po' di cartoncino, così vi faccio vedere, lo metto solo al centro. Allora, forbici. Quando si fa scrappa ad un certo punto non si trova più nulla perché c'è di tutto di più sul tavolo, non so se a voi succede lo stesso. Ok, quindi vado ad incollare qui sul mio cartoncino in questo modo qui, metto al centro. Ok, così ho creato un po' di spessore che mi piace di più e adesso vado ad incollare questa. Magari utilizzo questa colla visto che il cartoncino è un po' più spesso, quindi faccio così, preferisco, e vado ad incollarla qui così. Perfetto. In questo modo qua. Ora invece ho fatto un'altra cosina, facile facile ma carina. Allora, anche qui ho preso la scritta Memories che è sul foglio delle etichette e l'ho incollata su un pezzettino di cartoncino solito che ho utilizzato per la struttura dove avevo messo un pezzettino di pizzo per renderla un po' più carina. E l'andrò ad incollare qui, in questo modo qui. Possiamo usare anche la colla della carta, tanto la base sotto è di carta, quindi incolla benissimo. Così lo metto qui. E poi per dare così un tocco in più, volevo mettere questo lucchettino incollato semplicemente qui. A bloccare qua. Così.
Ok. E fermiamo il nostro fiocchettino. Ci vuole un attimino che faccia presa la colla. Dobbiamo aspettare un secondo. Così. Ora, sulla copertina non metterei più nulla perché direi che così è già abbastanza ricca per i miei gusti. Per cui, vediamo un po'. Sì, direi che così mi piace, basta così. Per cui farei in questo modo qua, la lascerei così, mentre per chiudere l'album io ho pensato di utilizzare semplicemente questo cordino, in questo modo qui. Allora, posso bloccarlo sul retro, quindi posso incollarlo qui sul retro se voglio per rimanere fermo, oppure lo posso anche lasciare libero. Io adesso lo incollo, cioè lo lascio libero e poi vediamo come, perché direi che per me va bene anche così. Però se volete lo potete incollare dietro, perché il vantaggio è che quando aprite l'album non avete il cordino che va in giro, rimane fermo. Per cui queste sono scelte. Io adesso lo lascio libero e faccio semplicemente un fiocchetto, così. Ok, e anche la nostra copertina è terminata. Anche il video di oggi è terminato, spero che vi sia piaciuto come ho utilizzato le mie carte scrap. Carte che trovate nel mio negozio online e che vi siano piaciute anche le mie carte. Lasciatemelo scritto nei commenti e mi farete felice. E se avete dubbi o domande, come al solito e come dico sempre, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che augurare, come al solito, buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!